Salve a tutti, il servizio di educazione cooperativa di Conf Cooperative è molto attivo nei confronti dei giovani, dei ragazzi, e per far conoscere quali sono le caratteristiche della cooperazione e della vita cooperativa. E per questo motivo oggi siamo qui a Udine all'Informa Giovani, dove li vediamo al lavoro in diretta. Dottoressa Imbriaco, cos'è l'Informa Giovani e qual è il rapporto di questa struttura con il Comune di Udine? Il servizio Informa Giovani è nato nel 1996, voluto e desiderato dal Comune di Udine, anzi per dire in maniera più precisa dall'Agenzia Giovani del Comune di Udine, che è la struttura che si occupa delle attività per i giovani. Quindi è nato l'Informa Giovani come un servizio di primo orientamento e di informazione per i giovani e si occupa di dare le informazioni su tutto ciò che può interessare un giovane o meno giovane, a partire dalla formazione, al lavoro, al tempo libero e all'educazione permanente, ai corsi che possono interessare. Dunque fate tutte queste attività interessanti e probabilmente anche qualcos'altro, con quali modalità e anche con che orari? Allora, noi siamo un servizio gratuito e aperto al pubblico, il nostro orario va dal lunedì al venerdì. Siamo aperti il lunedì al pomeriggio dalle 15 alle 18, il martedì è l'unica giornata di apertura mattina e pomeriggio, 10, 13, 15, 18, mercoledì mattina, giovedì pomeriggio e venerdì mattina, sempre con gli stessi orari. All'interno di questo orario noi abbiamo la possibilità di far andare i nostri utenti su internet gratuitamente, di stampare anche il curriculum, abbiamo un servizio curriculum che lavora molto bene. E il Centro per l'Impiego anche ci dà atto del nostro lavoro. Ci occupiamo poi di dare informazioni anche su Facebook, sul sito, che sono molto seguiti e molte informazioni ci vengono anche poste tramite i social network. Quindi quali sono, oltre a questi, i servizi più graditi dai ragazzi, dai giovani che vengono qui al vostro sportello? I servizi più graditi sono sicuramente l'aiuto nella prima ricerca del lavoro, l'aiuto nella redazione del curriculum, la proposta che abbiamo di incontri mensili che sono fatti principalmente per dare informazioni nuove sempre sull'ambito lavorativo e siamo da un po' di tempo anche punto di tesseramento per l'Udine Bike, quindi sempre aiutiamo il Comune di Udine nelle attività sostenibili di sviluppo dell'ambiente. Al nostro sportello vengono molti giovani attualmente anche per la ricerca di formazione, di attività per l'estero, soprattutto per l'attività del servizio dei volontariati europeo oppure per il servizio civile sia nazionale sempre all'estero, perché i giovani ambiscono a fare un'esperienza culturale e linguistica. Arriva i giovani e la formazione cooperativa, un rapporto da sviluppare, ma per quali motivi? Sicuramente perché una formazione di tipo imprenditoriale come quella che viene proposta attraverso le attività di educazione cooperativa sono utili in quanto preparano, comunque avvicinano i giovani al mondo dell'imprenditorialità, aiutandoli ad acquisire quelle che sono le competenze importanti non solo per fare impresa, ma in realtà a interpretare l'imprenditorialità come una competenza chiave, che è quella di saper tradurre le idee in azione e quindi competenze utili sia nel caso in cui una persona voglia costruirsi il proprio percorso professionale, ma soprattutto nel caso più specifico, nel caso in cui veda la cooperativa come un'occasione di autoimpiego, perché il cooperatore è sì sicuramente una persona che lavora in cooperativa, ma è un imprenditore a tutti gli effetti. Il vostro bacino è decisamente, quindi abbiamo detto, un bacino giovani.
giovani, quanto giovani e com'è lo spirito cooperativo che si riesce a trasmettere a questi giovani? Beh, sicuramente le iniziative dell'educazione cooperativa sono molteplici, per cui ci sono eventi informativi che noi rivolgiamo agli enti del territorio proprio per promuovere il modello di impresa cooperativo anche tra i più grandi, quindi tra utenza adulta, neolaureati, utenza disoccupata nel caso della formazione professionale. Importante ruolo che andiamo assumendo sempre più nelle scuole superiori, nelle secondarie di secondo grado, attraverso tutte le iniziative che proponiamo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Dottoressa Riva, appunto le competenze imprenditoriali ha sottolineato più volte nei giovani, ma sono importanti anche nel caso della costituzione di una cooperativa? Assolutamente, perché non va dimenticato che una cooperativa comunque necessita di un numero minimo di 3 soci e i soci in cooperativa hanno, come dire, l'opportunità, la responsabilità di esercitare il controllo democratico sulla società attraverso il loro voto e quindi a tutti gli effetti devono avere tutte quelle competenze che sono tipiche degli imprenditori anche delle imprese più tradizionali.